soffre anche tanto, ma il Pineto ferma un poker che stende il Pontedera e si regala il secondo successo in campionato, lasciandosi alle spalle il brutto pomeriggio di Lucca, e porta a 8 il bottino di punti in classifica. Con Teraschi e Iaccarino dal primo minuto e con Ingrosso al centro della difesa, la gara si mette subito sui binari giusti per la formazione di Amaulo, che passa la prima opportunità. Il merito è di Andrea Marafini, il più lesto a raccogliere una sponda di Evangelisti su una punizione di Volpicelli dalla parte opposta. Per l'ex recanatese, primo sigillo in stagione. La reazione flebile del Pontedera con il sinistro di Angori viene spazzato via dal mancino al decimo di Volpicelli, sul quale Lewis è approssimativo, palla in fondo al sacco e sembra tutto in discesa, ma non sarà affatto così. Da questo momento in avanti però è un monologo dei toscani. Ianesi spaventa Tonti col destro, poi costringe Ingrosso a concedere il corner da cui nasce la dormita della difesa di casa, che permette a Ignacchitti di dimezzare lo svantaggio. Il Pineto sbanda pericolosamente, Canzi inserisce Provenzano per Pretato e sfiora il pari in chiusura di primo tempo. Tonti è miracoloso e anche qualcosa in più su Benedetti a porta praticamente spalancata. Pineto che barcolla anche all'inizio ripresa, perché il fuorigioco errato al 48esimo libera Benedetti lanciato verso Tonti ma chiuso in corner. La sfuriata toscana non passa, Ianesi vince un contrasto sulla linea di fondo e impegna ancora il portiere di casa dalla posizione defilatissima, è quasi impossibile. Amaulo cambia gli esterni prima e inserisce anche in Giambè per il tridente, che regala nel finale il tris. Corner di Volpicelli, sponda stavolta di Ingrosso, e Chakir è entrato per Gambale e realizza la rete del 3-1 che mette in ghiaccio il match, anche considerando che Tonti, sempre lui, è attento sulla staffilata di Provenzano prima e sulla ribattuta controllata con una mano dall'incastro poi, e che Chakir nel quarto dei 6 minuti di recupero decide che è giunto il giorno della sua doppietta personale in maglia Pineto, girando in rete il traversone di Borsoi per il 4-1 definitivo, che è fatta salva la rissa finale che riserva un rosso diretto a Iaccarino, il miglior viatico possibile per affrontare il derby di mercoledì sera contro il Pescara.